Facciamo allora quell'esercizio uguale x alla quarta diviso 8 e c'era un punto di coordinate 0, 5 mezzi, P a coordinate 0, 5 mezzi. Allora bisognava, si chiamava P, si chiamava AP, allora bisognava prendere un punto A appartenente a questa curva, chiamiamolo gamma, in modo che la distanza PA sia minima, cioè scriviamo qui PA minima. Una parabola molto schiacciata, diciamo, bisogna trovare un punto, chiamiamolo A sulla curva, in modo che questa distanza PA sia minima. Allora, prendiamo un punto A sulla curva, come avete fatto, questo punto a coordinate x, x alla quarta diviso 8, e proviamo a calcolarne la distanza PA. La distanza PA ovviamente è data dalla radice di x meno 0 al quadrato, che fa x al quadrato, più x alla quarta diviso 8 meno 5 mezzi al quadrato. E questa qui è la nostra funzione, chiamiamola f di x, che dobbiamo minimizzare. Osservo intanto una cosa: minimizzare una radice, minimizzare quello che c'è sotto alla radice è la stessa cosa. Allora io faccio che prendere come funzione questa funzione qua senza la radice. Perché posso fare questo? Perché la radice quadrata è una funzione crescente e quindi io mi accontento di minimizzare questa funzione, chiamiamola f maiuscola di x, x quadro più x alla quarta fratto 8 meno 5 mezzi al quadrato. Allora facciamo la derivata prima di questa funzione qui. Se faccio la derivata prima, che cosa ottengo? Ottengo 2x più 2 per x alla quarta diviso 8 meno 5 mezzi moltiplicato. Devo derivare adesso qui all'interno, quindi la derivata di una costante è 0, la derivata di questo è 4x alla terza diviso 8, giusto? Va bene. Scrivo un pochino meglio questa disequazione. Ora, che cosa succede qua? Succede naturalmente che questa è una disequazione brutta da risolvere, ecco, come avrete sicuramente capito. Il problema, allora, è provare a cercare una soluzione. Vabbè, una è x uguale a 0. Magari uno dice, vabbè, qui x uguale a 0, quindi un punto è questo qua, d'accordo? E invece un'altra soluzione, se io provo semplicemente a sostituire, trovo x uguale a 2, va bene? Perché se io faccio, se prendo x uguale a 2, allora che cos'ho? Di 2 fa 0. Quindi abbiamo questa derivata che si annulla per adesso in 0, si annulla per adesso in 2. Ok? Queste qui sono due soluzioni. È ovvio che proprio perché questa equazione non è bella da risolvere, allora posso evitare di risolverla e provare a calcolare qui la derivata seconda. Cioè io ho questa soluzione, ho questa f' e ho la derivata seconda. Che cosa significa questo? Questo, se vi ricordate, significa che se in un intorno di 2 la derivata seconda è positiva, vuol dire che sia un minimo, se perché la concavità è rivolta verso l'alto. Quindi qui abbiamo f secondo, ad esempio proviamo con 2, maggiore di 0. Se invece la derivata seconda in un intorno del punto 2 è negativa, allora qui si ha un massimo. Allora cosa facciamo? Partiamo da questa qui, la scriviamo meglio dall'altra parte, a calcolarci la derivata seconda in x. Allora viene un ottavo che è una costante, qua scrivo 7x alla sesta meno 20 per 3x alla seconda più 16. Ok? Quindi il calcolo è questo. Se noi andiamo a sostituire 0
cosa trovo? Trovo 0 più 0 più 16, quindi un ottavo per 16, un ottavo per 16 fa 2, 2 è positivo, allora significa che la concavità della mia curva è rivolta verso l'alto. Bene, 0 è ad esempio un punto di minimo relativo. Siamo d'accordo? Abbiamo però trovato anche 2, sa che Sì. venga o positivo o negativo. Derivata seconda è positiva. Allora si ha in 2 la concavità verso l'alto, si ha un altro minimo. Si ha un altro minimo. Il problema è, ma quale dei due è il minimo assoluto? Perché devo trovare la distanza minima. E qui a questo punto cosa facciamo? Torniamo indietro. Torniamo indietro e guardiamo un po' questa funzione f di x, no? Se io ci metto lo 0, qua abbiamo 25 quarti, quindi 25 quarti, un po' più di 6. Se io invece ci metto il 2, abbiamo 2 al quadrato più... allora facciamo così. Dobbiamo decidere tra 0 e 2. Quale dei due è un minimo assoluto? Poi non è detto che abbiamo finito, eh? Un po' un bel problema questo. Questo è bastardo, sto problema. Questo, sì, ma sembrava innocuo leggendolo. Proprio innocuo? No, non lo è. Ma d'altra parte è lui che l'ha fatto metà. Io ho messo 8 punti su 10, eh. Cioè, non è proprio... cioè, se uno aveva l'idea, cioè, io capisco che non era facile, eh. Sono il primo io a capirlo, eh. Non è che sono così, insomma, sprovveduto. Che cosa abbiamo detto? La nostra funzione era questa qua, no? X al quadrato più x alla quarta diviso 8 meno 5 mezzi al quadrato. Ok? Se io faccio f di 0 mi viene 25 quarti. Purtroppo ragazzi bisogna abituarsi, siamo in quinta. Cioè c'è una maturità, non è che possiamo tanto scherzare. Cioè 2 è un minimo relativo, ma anche lo 0, però è... Partito. Allora, come vedete, la nostra funzione distanza, distanza al quadrato, se la valutiamo in 0, abbiamo una distanza al quadrato di 6,25. Se la valutiamo in 2, abbiamo una distanza al quadrato di 4,25 e quindi il minimo è per 4,25. Quindi noi che cosa abbiamo dimostrato con la derivata seconda? Che 0 e 2 sono dei minimi relativi. Bisogna vedere quale dei due è più minimo, cioè quale dei due è un minimo assoluto. Diventa Beh, ma almeno 2 non un'equazione. ci interessa perché Sì. il pi bisognava prenderlo nel primo quadrante Sì. e quindi quelle negative non ci Una interessano. composizione difficile che non, almeno in Abbiamo associazione. t, abbiamo qui t alla terza meno 20t più 16 uguale a 0. Ok? Questa equazione si annulla per qua. Succede che la concavità è rivolta verso il basso, ma allora qui si ha un massimo e a me non interessa il massimo, volevo trovare la distanza minima. Invece, a un certo punto,